Allora, buongiorno, appena finito di lavorare, adesso ho un po' di cose da fare. In primis, vado in palestra. Vado in palestra, in secondis, devo cercare le mie AirPods, perché non ho idea di dove siano e sono giorni che tipo non le trovo e adesso dico, dove sono? Anche perché tra un po' inizierò a viaggiare e che faccio in aereo senza AirPods? Fico secco, ve lo dico io cosa faccio. Dopo questo, ragazzi, dopo la palestra vado a giocare a calcio. Vado a giocare a calcio con degli amici. Ok, di tutto questo, ragazzi, non trovo più il mio asciugamano. E adesso se vado in palestra in qualche modo mi dovrò asciugare, no? Eccolo qua. Parlando del diavolo, tra le cose da lavare. Quindi prendiamo un po' tutto quello che ci può servire per la palestra. Allora, come non detto, adesso ragazzi, noi ci prepariamo e scappiamo via da questa magione. Voglio andare in palestra. Palestra significa esercizio. Ah, in tutto questo, oggi volevo fare degli esercizi un po' diversi dal solito. Volevo mettermi tipo a fare scale. Tante, tante scale. Quanti vestiti che non mi servono. Tipo questo pulito, pulito, li lasciamo qua e li sostituiamo con questi. Quindi questo non serve più, questo metto via. Vi ricordate che io ogni tanto perdo i chiavi da sole? Ecco, io non trovo più i miei Ray-Ban che ho comprato un paio di mesi fa. Non ci sono più, quindi bisogna tornare a questi qua. Sono qua da qualche parte in casa, ma vado a sapere dove. Ogni volta mi perdo via. Ogni volta le mie speranze svaniscono, non riuscirò mai a tenere degli occhiali per più di 2 settimane. Mannaggia me, ciabatte per andare in doccia. Anche se penso che a sto punto potrei farmi la doccia non dopo palestra, ma dopo calcetto. Perché cos'è? Mi faccio palestra fino alle 8, alle 8 e mezza calcetto e mi faccio una doccia nel mezzo, non ha senso. Però porto via tutto che non si sa mai. Allora, c'è meno caldo rispetto ai giorni scorsi. Questo comunque io ho una rivelazione. Io da qualche giorno a sta parte ho deciso di provare la vita rischiando di spaccare il telefono, perché d'ora in poi proverò. Comunque, ragazzi, da una settimana a questa parte ho deciso di andare col telefono senza cover, provare una settimanina questa nuova esperienza e vedere se mi piace. E cioè, ovviamente un po' mi fa paura, anzi mi fa parecchia paura questa cosa, e però magari viene una cosa carina. Che buonasera, buonasera, buonasera. Ciao, bello. Com'è? Com'è? Di fronte al giudice ci troviamo in entrata. C'è la bodycam, che altro? Ah? C'è la bodycam, devi provare. Officer, officer. Vediamo, vediamo. Se vediamo che siamo un po' cattivi, la tolgo, che non voglio far male a nessuno. Ok. Dove ti metti te? Lorenzo, anch'io. Però avevamo Lorenzo. giocato forse l'anno No, scorso. secondo me. Mal i piedi. Piedi, piedi, destra. Vai. Bravo, bravo, lotto. Ricomincia, ricomincia. Bravo, bravo, portiere. Bravo, Davide. Ce l'hai? Cambia, cambia.
Mamma mia, Sebastiano! Brava, rimetta la Seba! Via 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 da lì, via 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 uomo! Bravo, bravo, bravo! Uomo! Ce l'hai? Via. Occhio, via! Eccolo! Bravo Lore! Su, hanno paura. Sì, è attaccato, Mamma mia! Bella Lore. Bella. Guarda che è tuo. Occhio, hanno fame. Vai. Sì, siamo alti, presto. No paura. Bella. Angolo. Quasi. Se vuoi. Un sacco di cardio. Sono andato in palestra, mi sono ammazzato. Ci sono le signore qua in mezzo alla strada. No, dicevo, mi sono ammazzato e in palestra. Dopo di quello sono andato a giocare a calcetto con qualche amico e lì è stato il colpo di grazia, ragazzi, sono di uno stanco e domani purtroppo non sono da remoto, torno in ufficio. Cosa vuol dire che mi devo svegliare tra 7 ore? Ma io, cioè, oggi devo proprio dormire. Ma poi venerdì ritorno in smart working, che è perfetto perché poi così posso prendere il treno per Milano appena finito di lavorare, e risparmio quella mezz'ora di viaggio tra il lavoro e casa, così mi preparo già prima e sono a posto. E stanchezza. Vabbè ragazzi, quindi una giornata movimentata, magari fossero tutte così.
Adesso devo andare a casa e mi devo bere assolutamente tipo un litro d'acqua, almeno un litro d'acqua, perché è troppo... Cosa fa? Zero frecce. Si va ancora di qua, sì. Da quando hanno cambiato la viabilità a Verona, io non mi ricordo mai dove bisogna andare, perché ogni tot spostano cartelli, aggiungono rotonde, si diventa pazzi. Dai, su, veloce. Oh, ce l'abbiamo fatta, va bene. Comunque ragazzi, voi ricordatevi come al solito di mettere mi piace, commentare, iscrivetevi al canale numerosi, attivate la campanellina e soprattutto fatemi sapere anche voi se avrebbe senso buttarsi sia in palestra per 2 ore, che poi oggi ho fatto 50 scale, cioè oggi ho detto no, devo fare solo cardio, mi sono fatto 50 scale, alto come la piramide, e dopo quello mi sono spaccato alla panca piana, poi lat, di tutto di più ragazzi, questo corre, di tutto di più. Fatemi sapere se ha senso andare sia in palestra che poi spaccarsi anche in una partita di calcio, e soprattutto qual è il modo giusto dopo per recuperare, perché vorrei, non so, comprarmi o dei sali o imparare tipo a farmi stretching, perché quelle cose non le ho mai fatte. Solo quando facevo l'arbitro avevo molta cura del mio corpo, adesso non ho molto riscaldamento piuttosto che raffreddamento e quant'altro, non conosco bene le tecniche, diciamo, e dovrei. Dai, ci sentiamo, buonanotte.